Allora chiediamo subito al re di Vivo, telefonicamente parlando, Lapo Mazza Fontana, di cosa ne pensa? Flash. Ma di solito in questi casi si fa il latinorum, io utilizzerei invece una citazione dalla capagira, cioè in barese, quando quello gli fa vedere, non so, una specie di pezzo di dente e dice: ma ci è sta porcaria, una cosa veramente insentibile. Allora il fatto che non le piaccia mi fa ancora rendere più sicuro, mi corrobora nella mia idea che sarà uno dei brani dell'estate. Allora siamo riusciti a collegarci con il nostro maestro di Galateo, ma soprattutto maestro di vita, scafato ad ogni periglio che il mondo occidentale può mettere davanti a un uomo, Lapo Mazza Fontana, che darà qualche consiglio di Galateo televisivo ad Alessandro Braga, che, come avete sentito prima del bellissimo brano di Major Lazer, tra poco potrebbe essere intervistato in onda da Mara Venier. Allora Alessandro e Lapo, eccovi, siete tutti e due lì, no? Sì, eccoci. Allora, buonasera carissimo. La prima domanda la faccio io. Durante l'intervista di Mara Venier alla Vita in Diretta, vale fare dei riferimenti alle commedie scollacciate di inizio anni 80 di cui era protagonista? Tipo Al bar dello sport? Ma fa va son dire, ma sono duopo assoluto. Vi ricordate addirittura c'era la Enrica Bonaccorti, no? Che ogni tanto facevano sempre vedere nella sua apparizione nel famosissimo, peraltro, film con Paolo Villaggio, il ragionier Arturo Bonfanti, bancario precario, dove lei faceva vedere le poppe. E per cui se anche la Bonaccorti era in corsa in questa grande filmografia d'Italia, non si vede perché la Venier debba esserne esclusa, no? Naturalmente, certo. La seconda cosa che volevo chiedere è più che altro un consiglio per Alessandro dal punto di vista estetico, quindi come vestirsi e soprattutto se sta in piedi, come stare in piedi, se sta seduto, come tenere le gambe, le braccia, se gesticolare, come, cioè il contegno da mantenere davanti alla telecamera. Ah, ecco, io qua farei un'altra dotta citazione. Vi ricordate il comico Masciarelli che faceva il personaggio dell'operaio Mancuso, sì, sì, che era un grande fan dell'avvocato Gianni Agnelli, certo. Per lui aveva la tuta da metalmeccanico blu con le tods alte, no? Sì. Ecco, io gli consiglierei una cosa siffatta, e naturalmente teneva la gamba accavallata un po' come faceva l'avvocato, no? E parlava dicendo: "Vida, noi altri operai siamo abituati a prendere delle cifre irrisorie sopra i 45 milioni di euro l'anno, poi però li dobbiamo dividere in 350. Allora in questo caso io lo consiglierei di fare una cosa del genere, una bella tuta blé, naturalmente, ben stirata, e con le tozz alte. Il soggetto ha le tozz alte? Il soggetto in questo momento non le ha, ma credo anche in generale non le abbia. Nella mia immensa scarpiera non credo di avere tozze alte. Però, ma questo è gravissimo! No, ha delle britanniche Clark, però, eh. Ah, beh, allora è salvo. Allora dei è salvo. Certo. Alessandro, hai tu una domanda? Ci sarà qualche cosa che ti fa innervosire più di altro all'idea di essere intervistato in diretta tra poco sull'ammiraglia della Rai? Al di là di essere dall'altra parte del microfono per la prima volta in assoluto, e mi auguro anche che non succeda, ovviamente, è sempre una questione di vestiario, visto fa caldo, insomma, la camicia, il bottone, bisogna chiuderlo a modello prete col filo bianco, devo tenere aperto perché avendo qualche vello di troppo potrebbe fare un po' operaio. Sì, appunto, allora, la domanda è: pelo fuori o no dalla camicia, dal petto? Pelo, sì, sì. Fa sempre fico e non impegna, perché poi non c'è niente di più nerdish proprio di mettere il collarino chiuso, no? Ma che nemmeno Armando Cossutta lo teneva, capito? Per cui no, non si può vedere. E d'altra parte, insomma, la tuta non può metterci sopra la cravatta, per cui la deve tenere aperta, sì. E poi il pelo, il petto villoso fa sempre un po' vacanza Saint-Tropez, va bene. Senti, la prossima la faccio io, di domanda: nel caso Mara Venier facesse allora questa intervista, facesse le domande ad Alessandro, deve prima aspettare di capire se si rivolge a lui
con il lei per poi rispondere, o può passare un colloquiale tu? Visto che comunque, anche se Mara Venier non lo sa, Alessandro Braga con lei ha avuto diversi rapporti negli inizi anni Ottanta. Ah, immagino, immagino. Hanno fatto lingua pennello, lingua rifrullo. Fermo lì che va bene, si dà del tu, si dà del lei. No, in questo caso si dovrebbe dare del voi, in questo caso, perché Mara Venier è una matrona, è un simbolo della televisione italiana. Pare che abbia avuto anche quello che i britannici chiamano sexual intercourse, ovvero delle frequentazioni così con Renzo Arbore, è vero? Sì. Per cui è un mito della televisione italiana, bisogna darlo perlomeno del voscenza, dell'eccellenza, ecco, chiamala eccellenza, eh? Ecco, a proposito di queste frequentazioni, abbiamo mandato prima la sigla di Professione Vacanze, che risale al periodo in cui Mara Venier mi pare che stesse proprio con Jerry Calà, o insomma... Ah. Quindi in questo caso Alessandro può agire in senso di captatio benevolenze, dicendo a un certo punto libidine, doppia libidine con i baffi, col fiocco secondo me, col fiocco? Ma la si può retrodatare ancora di più con uno dei più vecchi cavalli di battaglia di Jerry Calà, quando ancora c'aveva tutti i capelli in testa, che era una roba di che voi probabilmente eravate appena nati, io c'avevo giusto quei 6 mesi più di voi, che faceva capitto. Va bene Alessandro, non so, sei emozionato? Ma no, ma onestamente senti una cosa, l'abbiamo fatta scendere tutta. Sì, senti una cosa, Ale, senti una cosa, ma potendo scegliere, diciamo che viene giù, non ti dico il dio della televisione, Freccero, e ti dice: ok Braga, puoi scegliere, fai l'intervento in diretta, la vita in diretta, oppure no? Cosa fai? Pubblicizzi il tuo libro con la lotta dei compagni operai, o no, perché la tele... perché video kill the radio star. Esatto, è il mezzo del demonio. Ma democristianamente potrei dire no, io non vengo e piazzo in mano una copia del mio libro a tutti gli operai che poi vengono intervistate, così prendo va bene. Vabbè, ti lasciamo Alessandro, anche perché non vorremmo farti arrivare tardi, sarebbe drammatico. Posso chiedergli brevemente in effetti come è vestito, per poter dare o meno un placet? Sì, vai. Va bene, jeans blu, scarpa da tennis, camicia a quadretti fuori dai pantaloni. Attenzione però, perché la scarpa non mi verrà mai inquadrata, Esattamente, a meno che non accavallo la gamba in maniera esagerata. a meno che non ti caricano e cadi per terra. Alla Basic Instinct, diciamo. però lui lo sa, è l'uomo elegante, sa di essere elegante, per cui si sente anche più sicuro. Speriamo che abbia una scarpa da tennis un po' alla mod, che non sia una vecchia Superga sderenata, insomma, che ti devo dire. Cos'è? Assolutamente no, è una di quelle scarpe, non è proprio da tennis, è modello quelle da barca, messa così. Ah, le Vans, quelle da Paninari, allora va bene, per la vita in diretta funziona. Ciao Lapo, programma ciao. Fascista, va bene. Dai! Ciao a tutte e due, ciao, arrivederci, ciao, arrivederci. In bocca al lupo Alessandro.